un documentario per raccontare una storia di emigrazione, giusto? Sì, per raccontare la storia della mia famiglia, però quella di tante famiglie che hanno avuto una storia molto importante in Argentina e raccontiamo l'evoluzione della collettività italiana, la famiglia, l'associazione, la vita associativa che è una rete, anche una seconda famiglia per noi all'estero e poi come questa italianità si diffonde all'interno dell'Argentina e altri paesi come il nostro. Tu adesso stai montando questo video, uscirà a breve. Qual è il titolo del tuo documentario? Il documentario si chiama Il vestito di Dora. De Dora, perché mia nonna mi raccontava quando io ero un bambino che non aveva il vestito per andare alla messa, quindi la sua mamma lo chiedeva sempre in prestito alla vicina di casa. Quindi, quando comincia la pandemia, io ho voluto raccontare queste storie, prima con un brano musicale, e dopo questo brano, che si chiama anche Il vestito di Dora, comincia tutta questa storia del docufilm e che anche prossimamente faremo anche un concerto su questa tematica. Che emozioni hai provato a tornare a fare il viaggio inverso a quello dei tuoi nonni, tornare in Italia e riscoprire le loro terre? Mi sono ritrovato con loro, con i nonni, con la mia nonna che non c'è più. Ho avuto il piacere e l'opportunità di cantare davanti alla casa della mia nonna in Abruzzo, in un paesino a Tornareccia, insieme ai suoi cugini. E l'anima della mia nonna, anche dei miei zii, era presente. Io cantando con la mia chitarra e loro anche cantando in questi canti popolari di un'epoca. Per me c'è stato un atto di guarigione del mio albero genealogico.